Scuola e territorio. All'Istituto Il Nido d'Amore di Giugliano, struttura storica della città, è iniziato un nuovo anno scolastico. Ripartono dunque le attività didattiche e quelle progettuali con tante novità. Lunedì 10 settembre all'Istituto di Via Antica Giardini avrà luogo l'Open Day, una mattinata per conoscere meglio la scuola giuglianese e le sue attività. L'Istituto Scolastico Il Nido d'Amore nasce nel lontano 1968. Negli ultimi anni è subentrata una nuova gestione che ha migliorato sia a livello strutturale la scuola, sia a livello di attività didattiche. La nostra scuola offre un'offerta formativa completa a 360 gradi, dalle sezioni primavera, quindi bambini che hanno 2 anni compiuti, fino alla quinta elementare. Il nostro percorso fa sì che i nostri alunni, completato il ciclo infanzia primaria, possano affrontare quelle che sono le scuole medie inferiori con basi veramente solide. Oltre alle classiche attività curricolari che un po' troviamo in tutte le scuole, la nostra offerta formativa viene ampliata da tantissime attività e dalla presenza di insegnanti esterni, esperti e specializzati, ognuno in ogni singola materia. Spaziamo dall'insegnante di musica, canto, recitazione, informatica, l'insegnante di inglese e di spagnolo e ovviamente non può mancare il nostro insegnante madrelingua fornitoci dal famosissimo Cambridge English. Ci sono ovviamente laboratori e progetti che la scuola rinnova ogni anno, che spaziano tra i più vari, da quelli sull'educazione alimentare, educazione ambientale, educazione stradale. Quest'anno in particolare già vi ho parlato di un progetto molto bello e molto particolare, che è appunto quello della pet therapy. Questo progetto è stato inserito proprio per far sì che i bambini di oggi che hanno difficoltà di relazione possano attraverso questo progetto imparare a socializzare meglio tra di loro. Ovviamente non possono mancare quelli che sono i nostri supporti tecnologici più innovativi, come appunto supporti di lavagne LIM, tablet, computer, aule polifunzionali, multimediali, la palestra dove si svolgono attività di educazione fisica, pallavolo. Il nostro istituto è risultato già operativo dal giorno 3 settembre, ma lunedì 10 vi aspettiamo presso il nostro istituto in Via Antica Giardini, dove potrete conoscere da vicino la nostra offerta formativa e chiedere ogni tipo di informazione.